8 decessi e 126 guariti in un giorno sono i dati aggiornati dell'unità di crisi regionale. I decessi complessivi sono a quota 317, il totale dei casi positivi è di 4.135 su 53.548 tamponi. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che ieri sera alle 22 erano 50 i positivi a fronte di 2.153 tamponi. Sono 847 i positivi al Covid nella città di Napoli, il dato pubblicato dal comune registra un incremento dei dati positivi di 14 unità rispetto a due giorni fa, quando si era registrato lo zero contagi. Giorno molto triste invece per il comune di Bacoli, dove nelle ultime ore si è registrata la seconda vittima. Ad annunciarlo da Facebook è il sindaco Giosi Gerardo della Ragione. È evidente che ciò che è accaduto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli deve per forza di cosa avere dei responsabili e delle responsabilità. È evidente, è chiaro. Non possiamo parlare di qualche leggerezza. C'è chi ha definito ciò che è accaduto all'ospedale Santa Maria delle Grazie qualche leggerezza, l'ha definita leggerezza. Muoiono le persone, e quando mi si viene a dire ma accade in tutta Italia, è peggio. Quando mi dicono questa cosa, per me è peggio, perché se era accaduto al nord Italia, Codogno su di tutti, in cui capitava che cittadini che entravano senza il coronavirus si contagiavano all'interno dell'ospedale, ancor di più avendo avuto l'allarme, essendo suonato l'allarme su scala nazionale, dovevamo gestire meglio questa situazione. Non si può essere eroi un giorno e criminali il giorno successivo, siamo sempre professionisti che possono sbagliare. In una lettera aperta lo sfogo dei primari dei reparti dell'ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in provincia di Napoli, nei giorni scorsi diventato un focolaio Covid, che affrontano il nodo dei contagi all'interno dell'ospedale. Allo stato non esiste nel mondo un modo univoco di trattamento e di contenimento della malattia. Nella provincia di Caserta si registrano 3 nuovi positivi, nel contagio vanno inseriti il caso annunciato già ieri dal sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, e il paziente di Teverola. Ancora 0 contagi a ieri nella provincia di Benevento e Aversa Marcianise, ma anche all'ospedale di Eboli.